Buongiorno e ben ritrovati alle fonti.tv, venite a beverarvi anche oggi, martedì 11 maggio, stavo leggendo pochi minuti fa degli aggiornamenti, dei retroscena dalla notizia dal pianeta bianconero della Juventus, dove ovviamente a fronte della stagione non esattamente brillante pare stiano volando gli stracci, perché poi quando le cose vanno bene, no, si sa, tutti contenti, felici, la vittoria di tutti. Quando poi invece le cose vanno male, bisogna trovare un capo espiatorio e fare lo scaricabarile. Quindi Paratici contro Nedved, Agnelli contro tutti, Lapo che parla da fuori, Pirlo che non si sa se ne va oggi, domani, a fine stagione. Insomma, un bel rebelot, il che va benissimo come il cacio, no, sui maccheroni con l'ospite di oggi. Piccolo Amarcord, nel 1989 il Milan di Silvio Berlusconi, 1989, Milan che nella stagione precedente, che poi era l'anno primo di Arrigo Sacchi in panchina, aveva vinto lo scudetto dopo 9 anni e la Supercoppa italiana. Benissimo, questo col il primo anno di Sacchi in panchina. Nell'89 il Milan conquista la Coppa dei Campioni dopo 20 anni esatti, la Supercoppa UEFA e la Coppa Intercontinentale, una tripletta bissata l'anno dopo. Pensare che alla prima seduta di allenamento con il nuovo mister Arrigo Sacchi, il terzino Billy Costa Curta se ne uscì con questo qui, dura minga, se va bene dura 2 mesi. Costa Curta si sbagliava, come del tutto evidente, lui come tanti altri, perché Arrigo Sacchi, per dirla con un altro giocatore che era Chicco Evani, era così avanti che se si voltava indietro Sacchi vedeva il futuro. E dire che nel suo paese natale, a Fusignano, in quel di Ravenna, in realtà lui pensava di fare il critico cinematografico, o meglio, in gioventù collaborava al Cineforum del paese, e la prima pellicola che fu proiettata fu la mitica Corazzata Potemkin. Ricordate che nel film di Fantozzi Villaggio non ce la fa più e dice la Corazzata Potemkin è una cagata pazzesca. È quel film lì, il primo che lui proiettò. Poi, non so se dire per sfortuna del cinema e della critica cinematografica, ha fatto altro nella vita e ha regalato tante soddisfazioni ai tifosi del Milan e anche ai tifosi della Nazionale, perché è stato anche CT degli Azzurri. Buongiorno ad Arrigo Sacchi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ho detto qualcosa di inopportuno, scorretto presentandoti, ho sbagliato qualche riferimento? No, perfetto come sempre. Ogni volta che Sacchi mi parla con questo accento non esattamente siculo e neanche altoatesino, ho sempre l'impressione che dietro ci sia un vago sfottò, ma va benissimo. Allora, Arrigo, che stai facendo adesso? Ti godi i nipoti? Beh, anche, però ancora scrivo sulla Gazzetta e vedo partite, perché finché devo scrivere bisogna che mi aggiorni tutti, sempre, e quindi il sabato e la domenica fra campionato inglese, campionato tedesco, campionato spagnolo, campionato italiano, mi vedrò una ventina di partite. Aggiungo che, come tu ben sai, ci sono nostri insigni colleghi della stampa sportiva che nel passato della storia del giornalismo italiano hanno scritto meravigliose interviste a calciatori, allenatori, senza averli mai incontrati, senza aver neanche parlato con loro, cioè interviste letteralmente inventate, ma non è il tuo caso, perché tu commenti quello che succede nei diversi campionati, ma io ovviamente non ti posso non sfruculiare sul campionato italiano. Allora, partiamo dall'Inter. Se l'è meritato questo scudetto, secondo te, l'Inter, la società, Antonio Conte? Beh, direi di sì, se l'è meritato. Ha approfittato anche della debacle juventina, che era l'unica, direi, che come valori sul campo poteva essere, era superiore. E Antonio, che è un uomo che non sempre riesce a
farsi vedere come veramente lui è un uomo di grande generosità che dà la vita al calcio, si impegna totalmente. A differenza di me, che non avevo passato, lui ha avuto anche passato, ma il passato molte volte non è un vantaggio ma uno svantaggio. Perché non è uno svantaggio? Perché noi abbiamo sempre interpretato il calcio agli antipodi di quanto era stato creato questo sport, come uno sport di squadra offensivo, che noi l'abbiamo tramutato per nostra pigrizia, per nostra storia. Il calcio è il riflesso della cultura di un paese, è il riflesso della storia di un paese, e l'abbiamo tramutato in uno sport individuale e difensivo. Ma come può essere uno sport individuale uno sport che ha 11 persone? è un controsenso, è che uno dei tanti controsensi e delle piccole cose. Ho fatto delle cose semplicissime, ma in questo paese a fare delle cose semplicissime se siamo rivoluzionario. Sì, io ricordo che quando ci siamo parlati l'ultima volta tu mi avevi regalato questa riflessione, no? Dicendo che la tattica, partendo da una frase di Sun Tzu, no? La tattica senza strategia è perdente, e tu mi hai detto: ma guarda, la tattica, sai, la tattica in fondo che cos'è? È l'attesa dell'errore dell'avversario per approfittarne. E noi italiani purtroppo interpretiamo il calcio come la vita, cioè pensiamo che la furbizia sia un valore, che le conoscenze contino più della conoscenza, che il privilegio sia il diritto di chi può. E poi addirittura a un certo punto io ti lasciai parlare, tu aggiungesti: siamo un popolo servile che corre sempre in aiuto del potente per tacere di corruzione e disonestà. Come diceva Winston Churchill, gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di calcio, e le partite di calcio come se fossero guerre. Era una frase che mi era piaciuta molto, la riflessione sulla tattica. Ma noi siamo un popolo fortissimo nella tattica, debolissimi nella strategia. C'è però una cosa, che a livello internazionale si vince più con la strategia e non si vince con la tattica. Per far questo, per dare un senso alla tattica, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mettere più soldi possibili, e in questo anche dimostrando di avere poca fiducia nelle nostre idee, nel nostro lavoro. Quando io cominciai a fare l'allenatore, il dirigente, qui era anche il bibliotecario della cittadina dove abito, una persona di una cultura infinita e molto intelligente, e io, lui mi disse: avevo mal la schiena, fai l'allenatore. Dico: ma non sono capace. Vedrai che sei capace. Dopo un mese parlavo già come gli allenatori, e gli dissi: bisognerebbe comprare un libero. E lui mi disse: ma che numero dai al libero? Il numero 6. Lui andò dentro lo spogliatoio, prese la maglia numero 6, me la diede e mi disse: vedi, adesso se sei un bravo allenatore, il libero lo costruisci con le idee e con il lavoro. E mi fece anche capire che non c'era neanche una lira. Vincemmo il campionato. Tu hai sempre detto che il vizio italico, adesso stiamo facendo un po' di filosofia del calcio, ma per capire quanto l'arrivo di Sacchi ai massimi livelli del nostro campionato, le vittorie che ha conseguito in un brevissimo lasso di tempo, tanto che i giornali stranieri, penso all'Equipe, scrivevano dopo le partite del Milan a livello internazionale, in particolare dopo una: dopo questa partita il calcio non sarà mai più lo stesso, perché Sacchi aveva innovato. No, il vizio italico è quello, no, di fare catenaccio per poi ripartire in contropiede, prima non prenderle e poi, se ci scappa il contropiede assassino, meglio così. Sacchi è diventato famoso per aver teorizzato il calcio totale, e mi ricordo che per spiegarmelo a me, come se fossi un bambino di 5 anni, al cospetto di Sacchi ti credo, mi disse: ha presente la formazione a testuggine di Giulio Cesare? Ecco, difendersi correndo in avanti, anche perché diceva Sacchi: se non vuoi prendere gol c'è un solo modo, devi tenere la palla non vicino alla tua porta ma vicino alla porta degli avversari, giusto? È così, è così.
Io ho creduto, questo è un paese strano, un paese che ha illuminato per secoli, la civiltà del mondo, e oggi purtroppo è un paese che è al penultimo posto nell'iscrizione all'università. Questa, involuzione, il calcio, lo ripeto, è il riflesso della nostra storia, il riflesso della nostra cultura. Abbiamo perso cultura e abbiamo pensato che le scorciatoie fossero la strada più importante, oltre alle conoscenze, che la conoscenza e tutte queste cose. E non siamo corretti, e non siamo corretti. E quindi cerchiamo sempre di allontanare i veri valori. La bellezza salverà il mondo. Diceva un grandissimo scrittore. E abbiamo, per esempio, noi che abbiamo i più grandi stilisti del mondo, abbiamo sempre avuto almeno, nel calcio, conta solo vincere. Ma come? Conta se lo meriti. Per me una vittoria senza merito non era una vittoria. La bellezza, le emozioni, lo spettacolo, il divertimento, la cultura, l'armonia, l'amalgama, l'innovazione, erano tutti elementi imprescindibili. Io avevo una sola certezza, che si poteva fare di più e meglio, sempre. Dimmi una cosa, Arrigo, scusami, a questo proposito, secondo te, quando Sacchi è andato via dalla Juventus, no? Sacchi, scusami, Sarri, lapsus freudiano, però insomma, quando Sarri è andato via dalla Juventus, in fondo è andato via con uno scudetto comunque che ha continuato la sequenza precedente. Cosa non ha funzionato nel gioco della Juventus di quest'anno? La Juventus ha sempre avuto un grande potere politico, economico, e hanno puntato quasi sempre sul tatticismo. Hanno cercato di avere giocatori più bravi, affidandosi a loro, non credendo che, come nei film, c'è la trama, come, non so, nella prosa il copione, nella musica lo spartito. Loro hanno sempre pensato che nel calcio il gioco non fosse importante. Erano importanti i piedi dei giocatori. E io dicevo, ma quando uno ragiona, dicono che ragiona con i piedi, saranno importanti i piedi. Guardavo, fici prendere Ancelotti a Berlusconi. Berlusconi anche in questo fu un grandissimo, devo dire, perché a Roma dicevano, così mi ha detto lui, che era una sola. Allora lui era prudente perché veniva da un quinto posto e già i giornalisti, quelli che lo vedevano non bene, da sua emittenza incominciarono a nominarlo sua perdenza. Quindi lui era molto attento e mi disse: Arrigo, non posso prendere un giocatore che il nostro medico, dopo averlo visto, rivisto, ha appurato che ha il 20% di inabilità in un ginocchio. Gagliani, io insistevo sempre con Gagliani, alla fine dell'ultimo giorno per poter acquistare un giocatore, mi disse all'una di notte, io con il presidente della Roma avrei fatto, se tu convinci il presidente, era l'una e mezzo di notte del venerdì sera, il sabato a mezzogiorno il mercato del calcio chiudeva. Deva. Tanto Berlusconi sapevo che non dormiva mai, quindi lo chiamai, che era l'una e mezzo di notte, e gli disse: mi prenda Ancelotti. E lui mi disse testualmente: Arrigo, come faccio a prendere un giocatore che la risonanza ha appurato che ha il 20% di inabilità? Allora io bluffai, perché dissi: guardi, se mi prende Ancelotti vinciamo il campionato. Lui è stato zitto un secondo, ha detto gli ordini. La mattina andarono all'aeroporto con la motoretta, perché con la macchina avevano paura del traffico, di non arrivare in tempo. Prendemmo.
E dopo qualche mese lui mi disse, ed aveva ragione, mi disse: lei ha voluto un direttore d'orchestra che non conosce la musica. Ancelotti era già stato giocatore della nazionale, aveva 28 anni. E io gli dissi a Carlo, dissi: guarda, il presidente mi ha detto questo e ha ragione. E lui mi disse: allora cosa facciamo? E devi prendere delle lezioni private a un giocatore che era stato nella nazionale. Questo a dire quanto è importante la modestia. Era la prima cosa che io guardavo delle persone, perché quando uno è presuntuoso sa già tutto, crede, e quindi tu puoi parlare e parli con un muro. Gli dissi: guarda, devi venire un'ora prima, io faccio venire i ragazzi della primavera e simuliamo tutto quello che capita in partita, affinché il tuo sistema nervoso l'abbia recepito e abbia già delle risposte automatiche. E così facemmo. E lui fu veramente un protagonista di quella squadra per la modestia, per l'intelligenza, per la generosità, per la passione, per l'etica del collettivo, l'etica del lavoro, tanta roba veramente. Nella tua filosofia, nella tua visione di allenatore, tu pretendevi in sostanza 11 giocatori in costante posizione attiva, che avessero la palla, non avessero la palla, portiere compreso, perché, se io non ricordo male, il pressing così concepito e realizzato aumenta anche l'autostima del giocatore. Mi ricordo che però quando mi spiegavi questo io ti dissi: ma il talento del campione allora per te non serve? E tu mi hai detto: nella misura in cui questo talento il campione lo mette al servizio del collettivo. E qui vengo al Milan di oggi, dove per un'ampia parte della stagione il Milan, come dire, ha fatto credere ai propri tifosi forse di poter arrivare in fondo al campionato mantenendo la prima posizione in classifica, con un modulo di gioco che è ruotato molto intorno a Ibrahimovic. E ti dico di Ibrahimovic perché tu mi hai raccontato un aneddoto, cioè mi hai detto che quando Pep Guardiola si discuteva del possibile arrivo di Ibra al Barcellona, ti chiamò per chiederti cosa ne pensassi, e tu mi hai detto, io gli ho detto: guarda, Ibra è sicuramente un calciatore di peso, ma con 4 difetti, o almeno 4 che io ritengo siano gravi difetti per un campione: l'individualismo, il protagonismo, l'egocentrismo e l'avidità. Hai rivisto il tuo giudizio su Ibra e come hai visto il campionato del Milan quest'anno? Allora, sì, l'ho rivisto perché veramente ha dato un apporto a questo Milan. Ma vedi, io ho sempre pensato che il giocatore debba fare il giocatore, il presidente debba fare il presidente, l'allenatore l'allenatore, altrimenti ci sono delle confusioni. Lui è maturato indubbiamente, era un giocatore straordinario come qualità individuali. Se il calcio fosse stato uno sport individuale, lui sarebbe stato il più bravo del mondo, molto vicino a Maradona. Ma il calcio non è questo, il calcio è uno sport di squadra dove tutti devono giocare con e per la squadra a tutto campo, a tutto tempo. Io non volevo dei giocatori già fermati, perché poi questi avrebbero voluto fare quello che gli aveva permesso di essere affermati, che in genere era ricadevano in eccessi di individualismo, di protagonismo, di arrivismo, tutti elementi. Io ho sempre pensato che il calcio non fosse, per me non era un sistema di gioco, era una filosofia che non prevedeva eccessi di protagonismo, di individualismo, avidità, invidie, gelosie, tutti quei sentimenti non nobili. Io volevo persone che si sacrificassero, lottassero per i compagni, persone che dessero tutto, persone corrette. Si può perdere, giusto. Se gli altri sono più bravi, è giusto che vincano gli altri. Questo mi è capitato, guarda, nel mondiale.
dove quando nel salire la scaletta per prendere la medaglia non d'oro, quella del primo posto, ma quella d'argento, dentro di me c'era una lotta fra l'io e il superio. L'io era dispiaciuto e il superio diceva: ma perché? Avete dato tutto quello che potevate dare, siete andati oltre. Devi essere contento perché ci si realizza non solo con la vittoria, ci si realizza con l'impegno, col lavoro e con la passione. Quando uno ha dato tutto, io guarda, ho finito la mia carriera calcistica senza avere un rammarico. Ed è la cosa più bella. Perché? Perché ho dato tutto quello che potevo dare. Avevo solo un problema, quello di non dormire tanto, di non essere mai contento, di essere molto esigente. Ma così avevo sviluppato anche la capacità di giudicare ciò che valeva e ciò che non valeva in un paese che purtroppo, calcisticamente parlando, e spero solo calcisticamente parlando, è molto ignorante. Perché tutti abbiamo cercato di approfittarne. Il giornalista, io ho lavorato in televisione, ho lavorato, scrivo, so che cosa dicono. Per vendere qualche giornale in più non sempre sei così corretto. Per avere due persone in più alla televisione non sempre sei così corretto. La maggior parte commentano il risultato, ma mai la partita. Tu puoi giocare benissimo e perdi, sei un asino, ma che cultura è questa? Così non si crede. Negli ultimi, Scusami, allora, però dimmi una cosa, scusa, l'evento del Milan è no, perché stato quello, incrociando le cose che stai dicendo, no? Io se fossi un tifoso del Milan, oltre a essere ovviamente rammaricato, diciamo così, mi chiederei come mai a un certo punto la corsa del Milan purtroppo ha rallentato a favore dell'Inter, in sostanza. Allora, partenza. Nessuno avrebbe pensato mai che il Milan poteva vincere il campionato. Vero? Ignoranza, non sai valutare. E quindi non sai quando una squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Questo è il successo. Inghilterra sanno valutare, Spagna sanno valutare. Io allenavo l'Atletico di Madrid, battemmo la prima in classifica, eravamo terzi con una squadra non di alto livello e battemmo vincendo la prima in classifica, giocando gli ultimi 20 minuti in 9 contro 11. In Italia avrebbero scritto eroici, epici. Ma lì abbiamo valutato la partita, dove anche quando eravamo 11 contro 11 avevamo giocato meglio gli altri. E questo, allora, che cosa succede? Succede che nel periodo d'oro del Milan 89-99, in questi 10 anni, le squadre italiane hanno vinto la bellezza di 16 tornei internazionali. 16. Dal 2010 al 2021 zero titoli, come diceva il mio amico Mourinho. Mourinho, certo. Zero titoli. Ma ci sarà una grande differenza. Che cosa è successo? È successo che il Milan è stato, mi diceva Marocchi che giocava nella Juventus, ci avete dato coraggio a tutti. Ma che cos'è il coraggio? Il coraggio ce l'hai quando, vedi, senza conoscenza non ci può essere né innovazione né coraggio. Il Milan aveva fatto capire che avere il dominio del gioco, avere l'iniziativa, essere padroni del campo e del pallone significava un grande vantaggio per poi vincere. Faceva crescere una mentalità vincente, faceva crescere la fantasia, l'entusiasmo. Lo spirito di squadra, la comunicazione, la collaborazione, la sinergia. Uno per uno fa uno, ma uno per 11, per 10 fa 10. E quindi Baresi, che è stato un grandissimo giocatore, non era riuscito mai a esprimersi completamente e mai era stato nei primi 10 del France Football.
a 28 anni arrivo secondo, a 29 anni ancora arrivo nei primi 10, perché godeva della collaborazione di tutti. La stessa cosa vale per i Van Basten, che per i Gulli, che non avevano mai vinto la Coppa dei Campioni, neanche arrivati ai quarti, e in più non avevano mai vinto il Pallone d'Oro. La squadra migliore, il singolo, perché puoi sfruttare, ripeto, la comunicazione, la collaborazione, puoi sfruttare la sinergia. Sono 11 giocatori che spingono. Dimmi una cosa, l'Atalanta di Gasparini ti piace? Riflette un po' la tua filosofia di gioco? Come la vedi in campo? È un esempio straordinario, è un esempio straordinario anche di virtù economica, perché vincere coi debiti non è proprio il massimo della correttezza. O mi sbaglio? No. Se mi sbaglio, correggi. mi corriggerete, come diceva Papa Wojtyła. No, hai ragione. Hanno fatto un calcio di altissimo livello, avendo anche un occhio al conto economico ed essendo morigerati nelle spese. In più, senza storia, una piccola città, ma cioè, la storia incide molto, incide tantissimo. Al mondiale. Andammo oltre 100 perché sapevamo che c'era tutto un paese che spingeva. Contemporaneamente mia figlia dovette ritornare dagli Stati Uniti e andò in un'agenzia per prendere un biglietto e ritornare, e c'erano anche fece conoscenza lì con le mogli dei giocatori della Svizzera, che dovevano giocare il giorno dopo e già prendevano il biglietto per ritornarsene in Svizzera. questa è la storia. Noi fino all'ultimo abbiamo cercato di dare, però ripeto, quando c'è ignoranza, allora non sai mai quando una squadra ha dato tutto. Dopo c'è questo dubbio, vedi? Ieri l'avevo scritto. Allora, di solito diciamo, è calata la condizione fisica, parlo del Milan attuale, sono calati per questo. C'è anche la trappola del successo. Quando tu incominci a pensare che vincere sia la cosa più facile del mondo, quando tu cominci a pensare che poi se non corri per il compagno, beh, non è così grave. Cominci a pensare che se anche non ti attieni alle regole del professionismo, che può essere lo stesso. In quel momento perderai. In quel momento perderai. Arrigo, siamo praticamente in chiusura, e lo dico con grandissimo rammarico, perché è una mezz'ora che è volata, come immaginavo. Ti chiedo solo, alla luce della tua competenza, della tua storia, delle valutazioni che hai fatto scrivendo i tuoi commenti, ovviamente sei un osservatore autorevole, equilibrato e non sei fazioso, la Juventus al termine del campionato secondo te ce la fa a entrare nel pacchetto di mischia per la Champions League, o si potrebbe verificare il clamoroso risultato per cui non solo non ha vinto lo scudetto, ma non entra neanche in Champions League? Allora, prevedere il futuro è una cosa difficile. Quando il limite di una squadra è quello prevalentemente motivazionale, dove non vi è un'armonia, una condivisione di obiettivi, diventa impossibile. A livello individuale la Juventus dovrebbe essere al top, ma il calcio non è uno sport individuale e ce ne accorgiamo, e neanche puntare sul singolo. Tu pensa che un grande giocatore come Maradona, che oltre a aver giocato nel Napoli ha giocato nel Barcellona, ha giocato nel Siviglia, non ha mai vinto la Coppa dei Campioni. Ma tu pensi proprio che se fosse
se dipendesse del valore di un singolo, Maradona non avrebbe vinto la Coppa dei Campioni. Quindi per noi c'è proprio un problema a livello culturale. Non riusciamo a andare oltre noi stessi. E quindi gli sport di squadra facciamo fatica a capire l'importanza di essere una squadra. Questo paese è difficile in tutti gli ambiti. Se tu metti insieme in un ufficio qua, tre persone, sicuramente avranno tre visioni diverse. Se vai bene, ce ne saranno solo due, ma in generale ce ne sono tre. È un paese che ha un rifiuto culturale al cambiamento. Facciamo sempre le stesse cose. Quindi, ieri scrivevo, la Juventus ha seguito il detto: squadra che vince non si cambia. Un grande filosofo è Peter Drucker, un austriaco, diceva: se la cosa funziona, correggila. Se tu non fai i cambiamenti quando sei più ricettivo e più creativo, quando vuoi farli i cambiamenti, quando le cose vanno male, è troppo tardi in tutti i sensi. Grazie a Arrigo Sacchi. Ricordo, e so che lui conviene con me, che Benito Mussolini, la buona anima, diceva: governare gli italiani non è difficile, è inutile, anche perché spesso, come ha appena ricordato Sacchi, noi italiani ci mettiamo del nostro per, come dire, sollecitare la furbizia del singolo e dimenticare l'impegno che, se è collettivo, permettimi una cosa. Quando Berlusconi diventò presidente del Consiglio, sì, io ero allenatore della nazionale italiana. Prima di partire era consuetudine che la nazionale, per partire per il mondiale, andasse a salutare il presidente del Consiglio. Andammo e lui mi disse: se vinci, sarà difficile, ma se vinci anche questa volta, ti faccio ministro dello sport. Io dissi: a parte che non ho lo spirito politico e neanche c'è il ministero, ho detto, la mia impresa è difficile, ma la tua è che è impossibile. Va bene. Grazie Arrigo, è sempre un piacere chiacchierare con te di calcio e di cultura in generale. Un caro saluto e un abbraccio da Roma. Grazie a te, e per me altrettanto parlare con te. Un abbraccio. Grazie Arrigo, la linea a Milano per il resto della programmazione che dovete seguire sempre H24 delle fonti.tv. Ci vediamo domani, buona giornata a tutti.